Grazie a tutti che siete venuti in questo giorno a ricordare il compleanno del nonno. Come al solito vi chiedo il rispetto per il luogo in cui siamo, perché siamo in un cimitero e quindi ci vuole il rispetto. Recitiamo delle preghiere. Si sente? Sì, sì. Recitiamo insieme delle preghiere. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie ancora di essere tutti qui. Vedo anche tanti bambini e tante famiglie. Grazie ancora. Grazie a te. Dedicati a particolari momenti della storia che hanno controdistinto il ventennio fascista. Ci troviamo nell'area dedicata alle auto, alle cosiddette armi, di cui alcune, ma anche trattori agricoli, aerei, che il fascismo metteva e ha messo a disposizione degli italiani di quel tempo per poter dare vita al rilancio economico della nazione, del paese. Domani ci sarà un pranzo conviviale che ricorderà il 29 luglio, data di nascita di Benito Mussolini. Come al è una ricorrenza che si porta avanti da tantissimo tempo. Come al solito parteciperanno tantissimi, non nostalgici ma affezionati. Girando per i viali si respira. Domenico, vedete, Domenico Leccisi, sapete chi è? L'uomo che trafugò la salma del Duce e finalmente la riconsegnò alla famiglia. C'è tutta una storiografia rispetto a questo evento. Un evento importantissimo che ha segnato anche un momento molto critico della storia di questo paese. Un presidente del Consiglio che in una fase particolare della politica italiana decise di restituire alla famiglia Mussolini quella dignità negata
alle spoglie del Duce. Noi chiudiamo qui questo breve servizio, siamo in attesa che arrivi una signora che è responsabile appunto del mantenimento, ma soprattutto dell'associazione, alla quale poter rivolgere qualche domanda. Siamo con la troupe nel nostro furgone della redazione, abbiamo altri due appuntamenti che seguiranno praticamente questo incontro importante. Domani ai nostri microfoni avremo Edda Ciano Mussolini, con la quale questa era appunto la casa dei giochi famosissima, che è ripresa anche nel libro di Edda, che conserva un ricordo straordinario di questa casetta, appunto la casa dei giochi, dove da bambini venivano a trascorrere ore di libertà quando erano libere dalla scuola e da altri impegni. È un percorso straordinario che ci riporta indietro negli anni e che noi nella nostra rubrica di storia ci eravamo imposti di poter poi alla fine trasmettere. Oggi siamo qua, siamo venuti a ricordare e a raccontare quella che è stata una parte importante della storia di questo paese. Sono da quei giorni ad oggi trascorsi circa 73 anni, non si possono sottrarre 20 anni di storia al paese, può piacere o meno, è stato un momento importantissimo della storia. Noi concludiamo questo servizio appunto con l'immagine sulla lapide in memoria dei martiri della RSI e di Piazzale Loreto, immagini che non vorremmo avere mai viste, non tanto per questioni politiche, ma proprio per questioni di umanità, una fine assurda, quella del Duce. Pur essendo andata poi su a Predappio, ecco, questi sono i collari del Duce, quella è la sua ghetta, perché lui nella prima guerra mondiale ebbe delle schegge in una gamba. Poi io direi di passare, ecco, questa era la cancellata che c'era qui fuori. Ecco, la cancellata l'han tolta e l'han donata alla patria. Quando c'è stato il dono dell'oro e del ferro, naturalmente è stata tolta, perché il Duce diceva la disciplina deve cominciare dall'alto se si vuole che sia rispettata in basso. Questo è il funerale del figlio Bruno a Pisa. Questo sì, sfortunatissimo quel ragazzo. 23 anni, bello come il sole. Noi stiamo cercando di mostrare quanto più è possibile, ma tenendo presente che stiamo girando in una situazione di estremo disagio, perché sia le luci che i riflessi degli specchi e delle finestre purtroppo non ci danno ragione, non ci aiutano molto. Ecco, questo è Walt Disney che venne in Italia nel 1935, perché il Duce fece Cinecittà, fece il doppiaggio del film con l'Istituto Luce, che poi hanno copiato tutti, e fece anche la mostra del cinema di Venezia, tanto per non dimenticare. Quindi ha dato tanto del cinema nazionale ed internazionale. Prego, questo. Questo sono le motto che ha usato anche Benito Mussolini. Pensi che lui fece il motoclub d'Italia nel 1934, raggruppò 10.000 persone a Roma. Questo è lo studio? Questo è lo studio privato. Vorrei che prima di entrare nel suo studio meditare il testamento, perché è importante,
che Duce ha lasciato non solo la famiglia, ma tutto il suo popolo, anche per sapere l'uomo che è stato, insomma, il suo pensiero. E questo è lo studio privato. Ed è tutto rimasto così, certo, com'era, intatto. Certo. Questa casa va ricordata, fu data in concessione agli sfollati, certo, che con grande rispetto hanno tenuto cura, avrebbero potuto, se fosse stato il mostro che era, devastarla. Invece, certo, e con grande dignità ed educazione, quando è ritornata donna Rachele, loro hanno lasciato libera immediatamente la casa. Avevano confiscato diverse cose, a dire la verità, dove là ci sono tutti i faldoni, dove poi lei ha riacquistato pagando molto in tasse per recuperare tutti i suoi oggetti. Quindi ha comprato i suoi stessi oggetti. I suoi stessi oggetti pagandoli in tasse. Noi chiudiamo qua, c'è ancora tantissimo da vedere, ma noi chiudiamo qua questo servizio meraviglioso, scusate, io e anche la stanchezza, siamo in viaggio dalle 4 di questa mattina per arrivare in orario. Questa è la bicicletta, la bianchi nera. Questa è la famosa bicicletta, sì, che utilizzava il Duce. I suoi sci, sue racchette da tennis. Che era uno sportivo. Praticava molto sport e li faceva praticare gratuitamente i giovani. Se uno fa sport, insomma, è anche sano di mente, ecco. Certo. Questo è il calco del padre, che era Alessandro, un fabbro. Pensi che mise nome il figlio Andrea Micre Benito, nome di tre rivoluzionari, ed è uscito il Duce. L'altro figlio Arnaldo, come Arnaldo da Brescia, rivoluzionario della Chiesa Cattolica. Cioè, raccontare la storia di Benito Mussolini non è assolutamente cosa facile, e perché i libri di storia ci hanno trasmesso qualcosa di diverso. Andiamo nella stanza da letto un attimo. Lo possiamo dire anche ad alta voce. Andiamo un attimo nella stanza. Ecco, questa è Santa Barbara, protettrice di artigliere, conducere in marina. Dovete sapere che questo qua è stato il vero primo e unico nido di amore di Benito Mussolini e donna Rachele. È venuto a prenderla nella donna Rachele. Nel 1909, pensi. Questi sono gli stivali del Duce, il calco dei suoi stivali, e questa è la loro stanza. Ecco, qui dove si è spenta lei, il 30 di ottobre del 79, questa è una divisa che lui ha indossato quando si è incontrato col cardinale Schuster dell'arcivescovato di Milano, quindi gli ultimi giorni. Non possiamo nascondere un filo di emozione, noi abbiamo visto tante cose, abbiamo i nostri lunghissimi servizi, voi che ci seguite anche in rete sapete, però... Calcare questo pavimento, queste porte, attraversare questi corridoi. Edda Negri Mussolini, Edda, un'eredità importantissima, pesantissima, te lo sarai sentito dire tantissime volte, ma non possiamo non farti questa domanda: quanto pesa questa eredità? Pesa, però bisogna anche saperlo portare, bisogna avere il rispetto di tutti, come mi ha insegnato mia nonna Rachele, essere obiettivi, guardare quella che è stata la storia appunto con obiettività, non portare avanti l'odio, ma portare avanti questo rispetto e questa educazione che ci deve essere verso gli altri. Io ho avuto modo di leggere la tua straordinaria opera, nonna Rachele è stata veramente, ci ha accompagnato per mano in un passaggio lunghissimo della storia, un pezzo di storia importantissimo di questo paese. Cosa manca per la pacificazione? È una bella parola, forse ecco quello che dicevo prima, l'obiettività. Non c'è obiettività, c'è ancora molto rancore da parte di tutti e quindi forse dovremmo guardare la storia dal punto di vista storico, storicizzare gli eventi e non guardarli con gli occhi di oggi. Va bene, noi ringraziamo Edda, oggi fa veramente caldo, è una giornata anche particolarissima, la ringraziamo per la disponibilità, le auguriamo una buona giornata. Grazie mille a voi, grazie di ancora. Essere sempre presenti. Ciao, grazie. Grazie.
Allora io sono massimo. Grazie. Grazie mille. Poi dopo c'è me la. Me la no, la montiamo, io torno perfetto. Stasera tardi a Napoli, bene, quindi okay. La montiamo domani sì, e te la mando. Certo. Sì. Questo paese Mussolini divide, lei diceva, noi riteniamo che sicuramente divide, ma divide fra cosa e fra chi? Ad esempio è un simbolo, è sempre stato considerato un simbolo del fascismo. Lo è per tutta l'Italia. Sì, qui un po' in più. No, per Appio lo è, perché qui c'è nato Benito Mussolini, c'è la tomba, l'ufficio del sindaco è dove viveva l'adolescente Mussolini. Non esisteva per Appio Nuova, è stata costruita per propagandare il mito delle origini romagnole di Mussolini. E quindi la terra del niente, come veniva chiamata questa parte di Romagna da Antonio Beltramelli nell'Uomo Nuovo, dove abitavano i Pelle Rossa d'Italia, gli uomini bruciati dal sole, a un certo punto diventa famosissima, perché c'è stata un'imponente opera di propaganda, perché Mussolini non poteva nascere in un luogo anonimo, un luogo che non fosse più che... E quindi ancora oggi, proprio per il frutto di questa propaganda, Predappio è famoso. E la storia di Predappio è una storia veramente importante e interessante, non ci sarà il tempo per spiegarlo, perché mentre prima venivano in gita le persone per vedere luoghi dove era nato Mussolini, dove viveva l'adolescente Mussolini, dal 57 in poi, data del ritorno del corpo di Mussolini a Predappio, per opera di un altro predappiese, Adone Zoli, che era presidente del Consiglio, questa è la cantina di proprietà degli Zoli, tra l'altro, oggi di Ricchi, però, insomma. Quindi, da quel punto in poi, le persone vengono a Predappio per portare un saluto alla tomba. Che non sono le facce allegre degli italiani in gita che venivano negli anni 20 e 30, sono persone che negli anni 50 e 60 venivano con le facce di chi ha attraversato un'enorme tragedia collettiva, che ha visto la guerra, che ha visto la tragedia, che ha visto la morte. Oggi molte persone che vengono a Predappio, e con le quali c'è un rapporto normale come quello che stiamo vivendo noi oggi, è in qualche modo anche una ricerca di come deve andare quest'Italia, perché le domande che si fanno le persone che vanno a visitare la tomba di Mussolini non sono sbagliate. Perché non ho un lavoro? Perché le pensioni probabilmente non ce la daranno mai? Perché questi politici rubano? Perché io quando vado all'estero mi devo vergognare del mio paese? Perché non riusciamo ad avere un qualcosa di normale? No? Io penso che di fronte a queste domande giuste, dal mio punto di vista, è la risposta che è sbagliata. Dico, ma proprio da Mussolini devi andare, che è morto più di 70 anni fa? Probabilmente bisogna in qualche modo creare un sistema politico nuovo, portando alla storicizzazione quello che è stato prima. Allora, perfetto, parzialmente d'accordo sulle cose che lei diceva, mi viene da farle immediatamente un'altra. Lei, tra le altre cose, onore al merito, si è reso protagonista di una, io la dico in maniera, alla mia maniera, eroica resistenza contro dirigenti del suo stesso partito che volevano in qualche modo fermare un pochino, volevano chiudere questo flusso, questo cordone ombelicale in un certo modo, e non faccio nomi, solo cognomi, mi riferisco a Fiano, alla Boldrini, che avevano in qualche modo tentato di interrompere questo. Sono fatti di cronaca, non lo diciamo noi. No, no, ma non è tanto questo. Io credo che... Lei si è opposto comunque a tutto questo e ha preferito far continuare questa cosa. Io ho in mente un progetto importante, che è quello di fare un centro studi e esposizione permanente sul ventennio a Predappio. Si chiamerà Italia totalitaria, Stato e società in Italia durante il ventennio. Io voglio raccontare cos'è stato il fascismo.
molti lo chiamano museo del fascismo, una cosa che non esiste al mondo. E io credo davvero che quel pezzo di storia è importante per capire tutti i 150, abbiamo festeggiato i 150 anni dell'Unità d'Italia, non possiamo fare 150 meno 20, cioè questo periodo ci appartiene. Poi che è successo quello che è successo, però non possiamo far finta di dimenticare. Io penso, sarà perché faccio l'insegnante di mestiere, ma credo davvero che l'educazione, ma soprattutto insegnare ai nostri giovani quello che è stata la nostra storia, con tutto quello che è successo, è importante. Ce lo racconta Walter Benjamin, e ogni tanto bisogna tirare il freno a mano della storia. Allora, Alessandro Mussolini, nell'omelia di oggi, di una giornata importantissima, il sacerdote ha citato la parabola dei pani e dei pesci, la condivisione sostanzialmente. Cosa manca ancora a questo paese per condividere una pacificazione rispetto a quello che è accaduto nel ventennio? Basta che il Presidente della Repubblica riconosca che Piazzale Loreto è stato uno scempio, non l'hanno mai fatto. Quindi se non c'è questo la pacificazione è complicata, e se si fanno leggi che anziché andare verso la pacificazione istigano all'odio, vuol dire che infatti hanno perso.